amiche e amici, bentrovati. L'argomento di oggi è la riqualificazione dell'ex Fiat, un argomento che è entrato in Consiglio Comunale più volte, ma prima ancora di arrivare in Consiglio Comunale c'è stata una lunga fase di studio nell'apposita commissione consiliare e con noi proprio uno dei componenti della commissione consiliare, il consigliere comunale Giovanni Ferrero. È stato colui che a più riprese, avete avuto anche modo di leggere i suoi interventi sulla pagina Tutto sul Noto, dicevo, a più riprese il consigliere Ferrero è intervenuto sulla discussione, fra l'altro ha anche posto dei seri interrogativi al sindaco della città Corrado Bonfanti sullo stato di questo edificio, ma soprattutto su ciò che dovrà nascere, perché come tutti sapete c'è un finanziamento regionale. Lì dove un tempo c'era l'esposizione delle auto della Fiat dovrà sorgere un mega complesso che comprende, oltre a degli appartamenti, anche piani commerciali e dei garage, dei box. Affrontiamo questo argomento partendo proprio dall'inizio: cosa c'è che non va in questa vicenda, con il consigliere comunale Giovanni Ferrero. Ben trovato. Buongiorno direttore. Giovanni, io ho riassunto in poche battute, però vorrei che tu fossi un po' più penetrante per descrivere quanto è successo, partendo fra l'altro da quelle riunioni che avete avuto in commissione prima di arrivare in aula, riunioni che hanno visto un tuo forte dissenso su quanto doveva nascere, non tanto per l'opera che va a realizzarsi quanto per le modalità. Allora, intanto partiamo da un presupposto, che da parte mia non sono assolutamente contrario alla riqualificazione dell'ex Fiat, come ha detto il sindaco su un post su Tutto sul Noto. Da parte mia è giusto riqualificarla, da parte mia è giusto trovare una soluzione a quell'immobile ormai fatiscente, abbandonato a se stesso da diversi anni. Entro solo un attimo sul progetto. Penso che sia più giusto, era più giusto l'idea che aveva avuto il consigliere Rizza di fare un parcheggio multipiano invece di fare 18 appartamenti di edilizia popolare. Però è una scelta di maggioranza, è una scelta loro, quindi non posso entrare in merito. Riguardo invece alle commissioni consiliari, si sono svolte 5 commissioni consiliari e io dalla prima commissione consiliare ho sempre ribadito delle garanzie che dovevano essere date dalla società nei confronti del comune. Intanto l'appalto viene assegnato ad Appalti Italia. Appalti Italia costituisce una società e dopo 5 giorni fa una cessione di ramo di azienda. Alla mia richiesta di domanda, alle mie domande continue sul motivo perché era stata fatta una società, un housing, che è la Sicilia Housing, mi è stato risposto anche dal sindaco che è una prassi che si fa, nascondendo in effetti che c'era una citazione da parte di Appalti Italia presentata nel 2015, dove Appalti Italia chiede 2 milioni e circa 100 mila euro di danni al comune per altri interventi. Quindi la realtà non era una prassi, ma la realtà era che Appalti Italia non poteva fare la costruzione dell'immobile in quanto comunque era in contenzioso col comune. La Sicilia Housing è una società di 10.000 euro di capitale sociale, non ha mai fatto attività, ha soltanto avuto questa cessione di ramo d'azienda. Pertanto, siccome io nelle mie attività faccio spesso gare pubbliche con ministeri o con municipalizzate, so benissimo che nell'ambito delle gare pubbliche devono essere garantite. Io su forniture e non su costruzione garantisco ai ministeri per 5 anni la fornitura che ho fatto. Qua invece alla mia richiesta di dire bisogna necessariamente far sì che, che la Sicilia Housing garantisca al comune che l'opera venga fatta, mi è stato risposto in una maniera sempre molto molto vaga. Soft e vaga, sì. Io ho ripetuto questa richiesta in tutte le commissioni che sono state fatte, fino ad arrivare ad un punto che dice viene garantita da fideiussioni assicurative o bancarie come previste nell'articolo 18. Nell'articolo 12 prevede anche polizze assicurative.
E poi la risposta del sindaco è stata quella sempre: sì, ma c'è un contratto di avvalimento dove Appalti Italia garantisce l'operazione, dove non è assolutamente vero, perché il contratto di avvalimento di Appalti Italia nei confronti della Sicilia Housing è esclusivamente sulla certificata della SOA. E il punto 4 dice che esclusivamente su questo, e che Appalti Italia non è garante nessun'altra operazione. È assurdo che un progetto dove sono previsti circa 3 milioni di euro di finanziamento a fondo perduto, dove il 20% viene preso alla firma del contratto e il 40% viene preso alla comunicazione d'inizio dei lavori, quindi prendendo 1,8 milioni, non venga garantito con fideiussioni bancarie di banche italiane, dove il comune in prima presentazione può richiedere il risarcimento. Noi andremo a finire un'altra operazione come il Palazzo Pino, che ha truffato i netini, e come in passato ho comunicato, ho messo su tutto sul nodo, o come l'ospedale di Ricona, che ci ha messo 25 anni fra un fallimento e un altro fallimento e un altro fallimento per riuscire a risolvere. Quindi la preoccupazione concreta, la mia preoccupazione qual è? È solo una: va benissimo la riqualificazione, ma noi possiamo dare a una società di 10.000 euro di capitale sociale, dove oggi ha cambiato pure i proprietari sono diventati una caltagirone housing di 2.000 euro di capitale sociale? Quindi possiamo dare noi 1.800.000 euro con una semplice polizza assicurativa? Io nelle mie gare garantisco esclusivamente con le banche, perché i ministeri mi impongono che sia una banca di primo livello a livello nazionale, e non con una semplice polizza assicurativa. Quando adesso sul posto di tutto sul nodo il sindaco risponde dicendo: datemi la normativa è la 348 del 98, ve lo dico chiaramente, perché è la 348 del 1982. Questa normativa nazionale, impone o polizze assicurative di assicurazione di primo livello abilitate a fare cauzione o banche. Quindi è nell'articolo 12, non è previsto niente. In un momento che uno continua a dire questa cosa, purtroppo dall'altra parte non si vuole sentire. Però diciamo che, anche per completezza di informazione, che è l'atto, quindi la delibera arrivata in consiglio comunale, nonostante il tuo diniego durante le riunioni di commissione, è stata approvata in aula. Ma sì, ma come avete visto il sindaco poi gira la palla agli altri, dicendo: la responsabilità ce l'ha l'ufficio tecnico, ce l'hanno i consiglieri che l'hanno approvato, ce l'hanno tutti gli altri, lui ne cerca di uscirne indenne. Mentre anche là l'ufficio tecnico, a firma dell'ingegner Favaccio, ha dato parere negativo. Quindi anche l'ufficio tecnico, poi l'ingegnere Favaccio si è dimesso, poi è entrato l'architetto Fucà, che di quello che vedo ha dato parere positivo. Ma anche nell'ufficio tecnico hanno queste perplessità sulla fattibilità dell'operazione. Quindi i consiglieri comunali poi portano l'idea che viene imposto un po' dalla maggioranza e si assumono tutte le responsabilità che vogliono. Quindi riqualificare questo complesso, l'ex Fiat, ma dall'altra parte grossi e grandi problemi, come hai palesato tu con questi dati che ci hai fornito. In concreto cosa succederà ora? Un'altra cosa, direttore, la convenzione approvata, era già stata approvata una convenzione nel dicembre del 2017, dove poi alla Sicilia Housing non gli è stata bene, quindi avevano già una convenzione dove potevano approvare, dove non stava bene nemmeno a me com'era, perché sembra abbastanza semplice, ma comunque migliorativa rispetto all'ultima convenzione approvata. Quando i consiglieri approvano questa convenzione nell'ultimo, dicono pure che la Sicilia Housing ha tutte le caratteristiche tecniche, organizzative ed economica per portare avanti questo prodotto, questo lavoro. E c'è solo un dipendente, l'amministratore, che non è manco un dipendente, è l'amministratore unico. Quindi da dove prendono tutti questi dati non si sa. Io a questo punto ho chiesto l'altro ieri la documentazione riguardante il procedimento che c'è fra Appalti Italia e il Comune per i 2 milioni di euro, e vedrò se ci sono i presupposti per fare una denuncia in procura al Presidente della Corte dei Conti a Palermo. In caso la farò direttamente con i miei avvocati, per non aggravare delle spese del Comune, che è già in dissesto.
Grazie Giovanni, siamo alla fine del nostro quotidiano appuntamento, abbiamo parlato della riqualificazione del complesso ex Fiat di via Napoli all'ingresso della città, abbiamo sentito anche le dichiarazioni forti del consigliere Giovanni Ferrero sulla situazione per nulla chiara, così come dallo stesso è stata prospettata, definita, ma ci sono anche le carte della commissione che parlano molto chiaro, come abbiamo sentito dalla voce di Giovanni Ferrero. È tutto anche per questa giornata, grazie al consigliere Ferrero, grazie a quanti ci avete seguito, non mi rimane altro che darvi l'appuntamento per domani. Grazie.